Oggi Terza Pagina inizia con particolarissime immagini d'arte, in questo caso arte urbana, la cosiddetta street art, per cui andiamo a Terracina, dove una barriera antirumore lunga un miglio è diventata un museo a cielo aperto, sul quale si cimentano e si sono già cimentati artisti creativi ed originali. Ma godiamocele queste immagini. E poi a Bologna, dove fino al 24 maggio è possibile visitare la mostra Etruschi, viaggio nelle terre dei Rasna, che offre al visitatore un itinerario d'eccezione tra 1400 reperti provenienti da 60 musei italiani e internazionali. E voltando pagina parliamo di musica con la band napoletana, gli A67. Il loro nuovo lavoro è un viaggio che parte da Scampia per raccontare tutte le contraddizioni della nostra modernità. Ogni cosa era un tempo, questo momento guadagnava sé. Allora, Naples Calling è il quarto album degli A67, nel titolo omaggiamo i grandi Clash. London Calling qualche settimana fa compiva 40 anni e a noi interessava la bellezza del titolo, il Napoli chiama, e ci siamo immaginati insomma un Pulcinella che pur di svegliare il proprio popolo arrivasse ad un atto estremo, quello di incendiarsi in mezzo piazza Mercato, appunto per avviare in qualche modo una nuova primavera napoletana. Quindi è Napoli che chiama se stessa. È un disco per noi rivoluzionario sia nel sound, perché è quasi completamente elettronico, e anche nel linguaggio. Per la prima volta le canzoni scritte in italiano sono di più di quelle in lingua madre. E quindi è un disco a cui teniamo tantissimo, tante collaborazioni da Caparezza, Frankie Energy, Franco Ricciardi, Dario Sansone De Foia. Insomma, abbiamo cercato di essere internazionali sia nel suono che nel linguaggio. Abbiamo cercato di indagare, di raccontare e raccontarci, ma soprattutto raccontare e indagare le contraddizioni di questa società. Un paese, insomma, che non ha mai visto un vero e proprio colpevole, che in 40 anni, insomma, stiamo ancora aspettando i colpevoli delle stragi, i tanti misteri italiani. Abbiamo raccontato il concetto del male minore in chiave ironica, di come il napoletano si sia assuefatto al male minore, che la scelta del continua del male minore è finita per diventare il male peggiore forse di questo paese. E abbiamo raccontato la generazione attuale che è priva di presente, priva di futuro, che a 30 anni si sta ancora a casa dei genitori perché si vive di un precariato continuo. Ma abbiamo raccontato anche l'amore in ogni forma, ci sono tante canzoni d'amore, c'è in particolare una cover che è la cover napoletana della sigla della serie Netflix Narcos, che abbiamo amato, e abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere Rodrigo Amarante, che è l'autore, che è un cantautore pazzesco brasiliano.